L'estate a Rocca Piemonte è arrivata con tante proposte ricreative sia per adulti che per anziani, sia per bambini che per ragazzi. Un programma fitto di attività proposte con il patrocinio del Comune di Rocca Piemonte in sinergia con le associazioni del territorio. Laboratori e spettacoli per bambini, balli di gruppo aperti a tutta la cittadinanza, serate danzanti e tanto altro ancora. Le serate proposte dall'amministrazione comunale e dalle associazioni terranno compagnia per tutta l'estate, un modo per promuovere ed incentivare la socialità di anziani, famiglie e bambini in un periodo in cui spesso si accentua la sensazione di solitudine. Invece quasi ogni giorno sarà possibile partecipare ad un'attività o anche solo trovare un luogo di ritrovo per incontrare altre persone e trascorrere qualche ora in compagnia. C'è stata la festa di San Giovanni, cioè del patrono di Rocca Piemonte, che secondo me ha avuto un grande successo, perché ho visto effettivamente una maggiore partecipazione, ma non soltanto una partecipazione, come devo dire, per la componente civile, ma anche una maggiore partecipazione emotiva a questa festa. Quattro giorni della festa dedicata a Santa Maria alla cappellina di Santa Maria delle Grazie, ed è stata anche questa una bella festa. Forse poteva essere più partecipata, ma io credo che noi dobbiamo riprendere, riconquistare un po' il gusto di divertirci, perché rispetto ai problemi siamo sempre pronti, rispetto alle polemiche siamo sempre pronti, quando ci dobbiamo divertire abbiamo un po' di problemi. C'è stata venerdì scorso in piazza la manifestazione della scuola di danza di Maria Ferrara, c'è stata la festa organizzata a Palazzo Marciani dal Club Napoli, ed è stato anche questo un grande successo, di serate culinarie e musicali. Ci sarà dal giorno 8, inizia il Beach Games, ormai tradizionale, che occuperà tutto il mese di luglio qui in piazza. Credo di aver dimenticato ancora qualcosa, però voglio dire, ieri è iniziato il torneo di calcio a 5 intitolato a Francesco Popolo, il ragazzo che l'anno scorso che purtroppo è scomparso in modo tragico. Quindi io credo che tutti questi eventi mostrano una grande vitalità di Rocca Piemonte. È iniziato il campo scuola sia anche a Casali ieri, ci sono tantissimi bambini, tra l'altro si dice che non ci sono bambini che non nascono, io mi sembra di vedere il contrario. Poi Segnali di Vita con il Comune di Rocca Piemonte ha organizzato e state insieme, è molto interessante, perché c'è stata una tappa a Villa Caruso dove c'è stato un incontro fra gli anziani e i giovani, e ricordo di questo un ospite di Villa Caruso centenario, che alla domanda che gli fece un bambino, dice: ma sai, come stai? Lo abbracciava, eccetera, e lui disse: 100 anni, disse: bambini, io vi chiedo che voi siate buoni, che siate bravi, che rispettiate i nonni e i bisnonni. Quindi penso che questa frase vale tutto il progetto. E poi cominceranno l'estate, ragazzi, ci saranno ancora altri campi scuola. Quindi per tutta l'estate i ragazzi saranno impegnati, le famiglie saranno un po' alleggerite. Per gli anziani è finito sabato il 15 giorni delle terme, comincerà a settembre credo anche il soggiorno climatico. Spero a brevissimo veramente riapriremo il centro sociale, e quindi ricominceranno anche gli anziani a ballare e a divertirsi e a stare insieme.